Cari amici sostentatori, sostenitori e soprattutto quel branco di soggetti viventi che gli è permesso di respirare, di avere le vedute secondo la propria cultura e insegnamento che hanno percepito e che poi si espongono senza curarsi, senza notare se fanno delle figure di merda nei confronti degli altri, però loro vanno perché nel loro modo di vedere le cose non c'è quel qualcosa che ti dice ma che cazzo sto dicendo, vabbè, forse è esagerato, roba del genere, oppure sto zitto. L'argomento che trattiamo oggi, essendo un periodo di tempo che ho ripreso a fare questi video perché ne approfitto di un momento di tranquillità, di relax, riguarda le auto. Oggi, come tutti i settori, abbiamo una serie di intelligenti, di tecnici, meccanici, tutto e di più. Ognuno dice la sua puttanata e tanti beccano come i coglioni, perché quello che tiene attaccato tutti questi anelli è l'ignoranza. Allora, per andare nell'argomento, mi ero già da diverso tempo appassionato a causa dei problemi che ho con questo Volvo che non riusciamo a mettere a posto. Ho detto va a finire, mi fa girare le balle e cambio macchina. E volevo, data l'età che ho io, perciò voglio dire un giovane farebbe molta fatica. Data la mia età, considerata che io ho vecchissima assicurazione eccetera eccetera, avevo messo gli occhi sul BMW 730 del 98, 90, no, 2000, 95, quel modello lì, diciamo più verso 98, 99, perché è 2000 che già modernizzavano determinate cose, almeno all'interno, anche a livello meccanico. E oggi chiamo uno per un diesel. Tenete presente che è una macchina, un 3000 diesel o benzina, paga passaggio 800 euro fatti in agenzia perché devono guadagnarci sopra, no? Se no sono 500-600, roba del genere, se vai al PRA direttamente. Poi c'è 1000 euro di assicurazione, consumi sono 12 litri 100 km, parliamo del diesel, benzina va a 17, e qualcuno, sfruttando l'ignoranza di chi non sa, dice ah ma è ASI. Allora, la macchina ASI oggi come oggi da 20 anni è stata portata a 30. L'altro giorno ho interpellato uno, ne aveva una bellissima, non c'è niente da fare, gli ho fatto i complimenti, tenuta a regola d'arte, bella veramente, che tant'è vero che ero molto portato a fare l'affare. E si è esposto questo sapiente dicendo ah ma fra 2 anni diventa ASI. Io gli ho risposto no, fra 2 anni non diventa ASI, ma diventa ASI fra 12 anni. Poi ho parlato con un addetto proprio che fa queste pratiche ASI delle auto, mi ha detto innanzitutto, se vogliamo andare a regola d'arte, l'ASI è a 30 anni, non può girare nella settimana, perché potrebbero adesso con questa tecnologia che ti vedono da di dietro con la targa eccetera, potrebbero beccarti e farti delle storie, forse anche levarti l'iscrizione. Poi ogni anno costa 120 euro l'ASI, il rinnovo, paga 30 euro all'anno di bollo, paga 230 di assicurazione, ma se la devi usare sabato e domenica, nei momenti per le riunioni, raduni o cose di questo tipo, perché diventa macchina d'epoca. Nei benzina non puoi fargli nessun tipo di modifica, tipo impianti gas, metano, perché potrebbero revocarti l'ASI, vuol dire che potrebbero anche, ho detto potrebbero, attenzione come parlo, anche farti pagare i bolli in arretrato. Tenete presente che i bolli in quella macchina lì costa 500 euro all'anno. E allora ho parlato con questo tipo, ce n'era una da 2000, voleva 2009, ma è un po' che è lì, perché evidentemente è pesante, perché ripeto, un giovane, ecco, a parte che non piace ai giovani, poi è una macchina grossa, poi ha dei consumi che il giovane oggi come oggi fa fatica anche a sostenere, ma soprattutto ha un costo di assicurazione veramente bestiale, perché un giovane pagherebbe anche sui 3.000, 4.000 euro di assicurazione una macchina così grossa partendo dalla categoria 14esima. E allora lo chiamo e gli ho detto vuoi sti soldi, guarda, detto, questa macchina qui è un po', cioè è molto 2009, perché c'è questo e quell'altro. Fa no, ma qui sì, una bella macchina, poi prima l'ha lasciata in conto vendita. Dico allora, se te l'ha lasciata in conto vendita, telefona al proprietario e dici guarda che se la vuoi dare via devi calare le braghe.
allora dai, dice guarda, io ho detto ti do 1000 in meno, lui fa no, vabbè, 2000, vabbè, dico 2000 ci sta, potrebbe starci, e, a parte che dalla parte di là dell'Italia, vabbè, non faccio nomi per non essere localizzato. E, dopodiché ho detto, ma il bollo l'ha pagato? Ah, adesso un attimo ci guardo, fa no, scadeva a settembre. Ha detto allora guarda che lui me la deve dare bollata, cioè me la deve dare bollata da adesso a settembre di quest'altro anno. Ah no, lui ha detto, attenzione, ha detto che chi la compra paga lui. Ha detto, allora quando ci siamo capiti, ha detto non è che lui l'ha detto, lo dice all'agenzia delle entrate. L'agenzia delle entrate ti dice che se la macchina, il bollo scadeva il 30 di settembre, lo doveva rinnovare lui. Se lui la vende a ottobre, al primo di ottobre, doveva pagarlo lui. Se lui l'avesse venduta il 28 di settembre, allora ancora rientrava nel 30 di settembre. No, ma dice lui, allora ho detto, senti, chiama il proprietario e digli che si informi, sia meno ignorante, perché se no... Ah, ma dice, allora, sai come fa? Mi fa, allora, dopo quel prezzo non va più bene. Cioè, cosa fai? Mi giri la patata bollente e non va più bene il prezzo? Come dire, sì, da 2000 te la porto 2,5 così pago il bollo io. Dico, ma cosa sei, cretino nella testa o pensi che siano tutti scemi come te? Va bene, e poi fa, sì, perché poi in effetti è una macchina dura da vedere. Allora lo sai. Allora cosa rompi coglioni che tieni questo cazzo di prezzo così alle stelle quando sai che è invendibile? C'è già il mezzo compratore, approfittale, tira giù le braghe e levatela dai coglioni. Ah, ma dice noi la diamo via ai commercianti. Ma quali commercianti? Che neanche giù all'estero, in Romania, in Bulgaria, dove cazzo vuoi, ne voglio in più quelle lì, perché adesso sono le nuove normative. Poi si sono fatti tutti sboroni con YouTube, internet, vogliono tutti l'ultimo modello, non quella lì, quella è la macchina da amatore. Nel momento che tu trovi l'amatore o l'amante, cavolo, o chi gli interessa, approfittale, tira giù le braghe, tira fuori il culo e cerca di non farti inculare. E finisce la storia lì e dalla via. Non che no, ne approfittano, vogliono, pretendono. Cioè, è questo che mi fa girare i coglioni. La gente deve imparare a capire che purtroppo il commercio è quello. E allora ho detto, guarda che il bollo, poi ci pensa l'agenzia di entrata, fatelo pagare in arretrato a lui, perché a me io potrei benissimo anche comprarla. Io la bollo da quando la compro, in avanti sono cazzi suoi. Ah no, nel momento che chiudevo il telefono, lui si vede che non l'ha chiuso perché dobbiamo stare attenti con i telefoni moderni, assicuratevi sempre che il tondino rosso faccia clic, che chiuda la conversazione, è rimasto aperto, fa, minchia, come dire, ah cazzo abbiamo preso male. Certo, a cosa aspettano? L'idiota di turno che arriva, dice a questo qui mollo, che appettiamo per lungo e per largo, tanto non sa le cose, quando trovano qualcuno che allora tirano il culo indietro e inventano delle cazzate, del tipo ma perché, ma sì, ma no, ma vai, andate a fare in culo. Allora ragazzi, il consiglio, state attenti quando dovete comprare una macchina, assicuratevi dei costi, e poi gli ho detto che non abbia problemi meccanici, perché BMW quando va intorno alla meccanica devi preparare un secondo mutuo, perché andare intorno solo una pompa o genere fa 2000 euro di danno, è un gioco. E niente, era per dirvi che state con gli occhi aperti, perché di questi bulli, così considerati bulli, ce ne abbiamo da vendere e non abbiamo bisogno di prendercelo nel culo. Ok? È tutto qua. Ocio, buona giornata e attenzione, state sempre, come diceva un ex amministratore dove lavoravo prima, cioè, a due palmi dal mio culo. Ci vuole, ragazzi, una sberla di uccello così, Io penso che non ne ho visti, ma ammettendo che ci sia, pieno, fa fatica a toccarti la punta, penso stai anche tranquillo. Potresti anche rischiare, ma non ti entra dentro perché è lungo così. Ciao a tutti, buona serata. Ciao.